Vedete, la confezione è intonsa, ci tengo a dirvelo per quello che sto per estrarre da qua. Questo è anche questo, è gioco. Voi sapete che cos'è questa cosa? Aiuto. Voi sapete che cos'è questa cosa? Siamo ammazzati polsi, siamo ammazzati polsi. Ah, non è quello. Magari sì, eh? Cioè, diciamo, Amazon dava un'altra descrizione del prodotto. No, mi conforta molto adesso vederlo e vedere che il filo è lungo, perché dice, ma come... Vabbè, cioè, una volta che vendono, poi dopo... Invece no, il filo è sufficientemente lungo, sì, è un sex toys. Non potevo saperlo. È un sex toys, però adesso al di là diciamo della cosa che è abbastanza ridicola, è anche molto pesante oltre a essere ridicola, per cui Va bene, vabbè. Però la cosa che mi interessa dire su questa faccenda qua, invece è una cosa abbastanza seria, cioè la pratica di inserire delle sfere all'interno del canale vaginale, adesso ok, è un sex toys, ma originariamente e neanche fino a così tanto tempo fa, cioè fino all'inizio del 1900, non erano naturalmente delle sfere di metallo, erano delle sfere di spugna imbevute di aceto ed era un metodo contraccettivo. Cioè, si riteneva che l'aceto avesse un fortissimo potere spermicida e le donne, prima dell'invenzione della pillola anticoncezionale, che poi è un'invenzione sempre italiana, ecco, prima dell'invenzione della pillola anticoncezionale, le donne inserivano nella vagina queste sfere impregnate di aceto.